Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti in questo nuovo Crypto Vlog, la serie che è incominciata da aprile e che durerà fino al prossimo halving di Bitcoin, che sarà tra il 20 e il 25 aprile 2024. Quindi ragazzi, come al solito, supportatemi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento con una vostra opinione perché oggi andiamo a parlare di Binance e della SEC che ha attaccato Binance. Iniziamo a capire il perché la SEC ha attaccato Binance. E la spiegazione è semplice. Binance ha offerto servizi di compravendita di derivati, questo è quello che suppone la SEC, di compravendita di derivati e di futures all'interno del mercato americano. Ricordo che la SEC opera solamente nel mercato americano. Bene, quindi offrendo quindi il leverage trading, il future trading e il trading di derivati e la compravendita di derivati, Binance ha, diciamo, corrotto i patti che c'erano all'interno dello Stato americano. Tanto che però Binance, per difendersi in precedenza, aveva creato Binance US, Binance.us, ovvero un Binance distinto, con magari lo stesso caposaldo, ma un'azienda totalmente diversa, una ramificazione dell'azienda che doveva essere dedicata completamente al mercato americano. E in questo Binance US allora era permesso il leverage trading, trading di derivati e di futures. Binance.com, Binance quello insomma più grande, quello international.com, però sembra aver permesso tutte queste cose anche in America. Questo è vero? Non è vero? Io personalmente sono cittadino italiano e il .com non permette lo shorting in leva, non permette i derivati, non permette il trading di alcune criptovalute che magari in Binance US ci sono listing diversi e tante altre cose. Quindi parlando da italiano, su Binance.com non è permesso tutto questo. Non so per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma non penso che Binance abbia né difficoltà economica per andarsi a difendere e né bisogno di difendersi, perché non penso che Binance possa aver fatto un passo falso così grande dopo aver visto l'attacco della SEC su Coinbase, su Bittrex, su tanti altri exchange e spesso, insomma, anche su FTX abbiamo visto come un po' si è mossa la SEC, come si è mosso Binance, che ha fatto un po' da giustiziere. Quindi mi sembra un po' stupido per Binance andare a fare questi errori. Contemporaneamente a Binance è stato attaccato anche Coinbase. Proprio questa mattina è stato attaccato Coinbase e anche qua abbiamo avuto diverse ripercussioni sia nel prezzo degli stocks, della stocks di Coin, che ha perso, se non sbaglio, un 17% in pochissime ore, e addirittura abbiamo perso molto, molto, molto per quanto riguarda Bitcoin. Bitcoin è sceso dai 27 circa ai 25 bassi, 25,3, 25,4. Adesso stiamo combattendo per andare a riprendere il supporto, che ormai si è tramutato in resistenza, dei 26.200. Io spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto e vi sia servito. Mi dispiace per le voci, ma purtroppo vivo in una casa con dei coinquilini, non riesco a ottenere un silenzio perfetto. Io spero che vi sia un po' più chiaro il quadro. Io, onestamente, la mia valutazione personale è quella che Binance non abbia bisogno di difendersi, ma se si deve difendere, può difendersi. Hanno diversi fondi, alcuni come il fondo SAFU, hanno insomma, dei fondi molto molto grandi, quindi hanno capitale veramente a non finire. E ci sono dei dati che hanno visto diciamo, il ritiro dalla piattaforma di circa 800 milioni di dollari. Considerate che il fondo SAFU si stima che sia più di 1 miliardo, quindi ragazzi, io non sono preoccupato, non sto tirando fuori il mio piccolo capitale che ho all'interno di Binance, che è una piccola percentuale del mio capitale intero, non sto muovendo niente in questo momento. Se dovessi fare qualsiasi altro movimento, ve lo dirò qua sul canale, ma in questo momento io
non mi sento preoccupato di un'eventuale chiusura stile FTX. Voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo Crypto Vlog. Ciao a tutti!